Ringraziamo Sarri e Mertens per averci atteso. Cominciamo con Driss perché deve andare a mangiare, ha lavorato tanto fino a questo momento, è stato un allenamento intenso. Ti chiedo innanzitutto se ti aspetti di giocare, se speri di giocare domani e che valore ha per voi questa partita in questo momento. Per me è una partita speciale perché ho contro una squadra belga e che sicuramente spero di giocare, faccio. E per voi, al di là dell'aspetto tuo, insomma, romantico di incontrare una squadra del tuo paese, in questo momento, questa partita, questo esordio in Europa League, che valore ha dopo un avvio un po' stentato in campionato? Non ho capito la fine. Dopo un avvio difficile in campionato, può essere l'occasione per ingranare finalmente la marcia, per riscattare, per riavvicinare i tifosi? No, sicuro, vogliamo vincere questa partita e come oggi ha detto il mister, dobbiamo entrare in campo con la voglia e vogliamo vincere tutte le partite, ma non abbiamo fatto ancora questo anno, allora speriamo domani la prima partita che vinciamo. Senti, ti faccio la domanda che si fanno un po' tutti qui a Napoli, non me ne vorrà Sarri, ma preferisci giocare con il tridente o con il rombo? Cioè con i due attaccanti o col tridente? Con i due attaccanti? No, questo è una cosa che alla fine si gioca e si gioca insieme e devi toccare la palla, allora qualche volta puoi andare anche a sinistra, qualche volta vieni dietro la punta, allora per me non cambia tanto, allora a me mi piace tutti e due. Mediaset. Eccoci, ciao Driss, buongiorno. Il Bruges, che squadra è? Tu che naturalmente sei belga, l'anno scorso in Europa League sono stati eliminati senza aver mai perso una partita, che tipo di atteggiamento ti aspetti da parte loro e soprattutto come vanno affrontate? No, non è vero che non è una squadra facile, anche loro hanno qualche problema, è una squadra che sì, è una buona giornata, hanno una buona squadra, hanno anche avuto qualche giornata male, hanno giocato male, hanno perso contro la squadra che è ultima in classifica, allora io penso che domani loro sono carico e loro sono pronti per anche vincere questa partita, ma penso che a noi e Napoli giochiamo a casa e dobbiamo prendere le tre punti qua. Ecco, invece Driss, magari un tuo messaggio ai tifosi, no? Perché è evidente c'è la passione dei tifosi del Napoli, tu sei al terzo anno, la conosci. Domani sera sarà importante anche avere la gente tutta dalla vostra parte, proprio per rompere l'incantesimo e vincere la partita. Che messaggio vuoi mandare alla gente di Napoli? A me mi dispiace che domani le curve sono chiuse, allora questo fa male un po' perché vogliamo sempre avere loro al nostro fianco, ma ho detto già, per noi è importante di fare la partita al 100% e sì, c'è un po' meno di tifosi, mi dispiace, ma vogliamo sicuramente vincere questa partita. Il Mattino. Buongiorno Mertens, eccomi qua. L'anno scorso in Europa League una grande cavalcata fino all'amarezza contro il Dnipro. Ecco, quindi con Napoli che arriva addirittura in semifinale. Quest'anno si riparte con quale obiettivo, con quale voglia? No, una cosa, si inizia qualcosa, io sempre voglio puntare alla fine e vincere le cose. L'Europa League e siamo pronti per fare questo. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di sfortuna e con il fuorigioco, con le piccole cose non siamo andati in finale, ma questo anno vogliamo puntare per questo. Repubblica. Sì, ecco, ciao Driss. No, volevo chiederti, nelle scorse settimane si è parlato di un incontro di due agenti con il Napoli per il rinnovo del contratto, volevo chiederti, ti piacerebbe a questo punto chiudere la carriera a Napoli, perché si parla di un rinnovo lungo? Sì, sempre la stessa domanda, ma io ho ancora tre anni qua, allora sto bene, questa è una cosa che voglio dire e vediamo più tardi, allora non c'è fretta, non so come si dice. Sì, non c'è fretta. Non c'è fretta. Sport Italia. Eccoci, ciao Driss, buongiorno.
Volevo chiederti, in barba a questo inizio un po' stentato, difficile, quanto è forte però la compattezza del gruppo, quanto è forte la vostra convinzione che la strada che state percorrendo, insomma il grande lavoro sul campo per cambiare anche l'identità tattica, è comunque la strada giusta per poter arrivare ai risultati? Una cosa è sicuro, c'è ancora dei giocatori dell'anno scorso e abbiamo una grande gruppa, abbiamo grandi qualità, allora io non c'è dubbio e penso che siamo pronti per la partita. Radio Kiss Kiss. Ciao Dries, ho guardato il ranking FIFA e il Belgio come nazionalità è seconda dietro l'Argentina ed esprime in questi ultimi anni una quantità di talento in tutti i ruoli in maniera incredibile, giovani anche, mentre invece l'Italia si aggrappa ancora, diciamo così, alla vecchia guardia del 2006, Buffon, Pirlo, lo stesso De Rossi. Com'è che il movimento belga è così cambiato? L'Italia da che cosa deve imparare rispetto a tutto quello che sta costruendo il Belgio? E quindi a questo punto la domanda è anche sul Bruges, di che cosa dobbiamo metterci più paura? Già domani la partita gioco con Napoli e mi voglio concentrare su questa partita, ma a me non è a me per dire che devi fare Italia o non lo so, io sono belga e adesso a questo momento non c'è un giocatore di Club Brugge che giochi alla nazionale, ma conosci qualche giocatore e la squadra di Brugge hanno qualche giocatore che sono forti, allora domani dobbiamo fare attenzione. E poi volevo chiedere, insomma, rispetto all'anno scorso siete arrivati in semifinale, evidentemente l'Europa League è una competizione dove avete fatto sempre bene, secondo te quest'anno il Napoli dove potrà arrivare? No, come hai detto già, vogliamo puntare alla fine, vogliamo vincere, se inizia qualcosa devi sempre dire voglio arrivare alla fine, allora questa è una cosa che è entrata in gruppo già l'anno scorso e questo anno vogliamo arrivare ancora più lontano. Canale 8. Chris, ciao. Il campionato olandese è diverso dal campionato italiano. Al Napoli c'è una grande concorrenza in attacco perché ci sono compagni molto forti, tutto vero. Però vuoi toglierti di dosso questa etichetta che ti è stata appiccicata di giocatore che fa meglio quando entra nell'ultima mezz'ora? Cioè, tu sei sempre partito titolare, hai fatto sempre grandi stagioni con gol e assist giocando anche 90 minuti. No, sì, è vero, posso fare questo ma posso anche cambiare la partita. È una scelta di mister, è una scelta per me, quando inizia la partita, speriamo che inizia domani e posso fare una grande partita. Io sono sempre pronti se il mister mi vuole fare giocare e questa è una cosa che voglio fare. Di Bulluna. Marco Di Bello di Bulluna, buongiorno. Dopo un avvione esaltante, la piazza ovviamente si aspetta una vittoria, si auspica una vittoria. Sentite questa pressione e se sì, se vi può condizionare? No, non sento una pressione. Penso che abbiamo dei giocatori che hanno un po' di esperienza e che siamo pronti per domani e vogliamo fare una grande partita. Lo sappiamo che vogliamo fare una grande partita e vogliamo vincere. Andiamo a Napoli. Dries, a Napoli la prima volta avete giocato per qualche minuto con il 4-3-3. Dicevi che per te non cambia nulla, però le tue sensazioni sulla squadra, ti è sembrata più incisiva? Senti più la sensazione di poter far male all'avversario rispetto al 4-3-1-2? Siamo iniziato il secondo tempo anche con due attaccanti e sono entrate anche con due attaccanti. Penso già abbiamo cambiato la partita di inizio secondo tempo, già il primo tempo alla fine. Penso che il modulo non cambia tanto e sono le piccole cose che sono per la partita, ma non è un modulo che cambia tutto. Ci sono altre domande per Dries? Facciamo andare a pranzo. Bene, no, grazie. Volevo chiederti a questo punto se non è una questione di modulo e soprattutto una questione di testa. Di testa, no? C'è sempre la stessa domanda, ma vediamo domani come si gioca, ma sono le giocatori in campo che devono fare la differenza. Allora, alla fine si giochi con tre e una giocatore chi entra
e il terzino che va sopra è una cosa come si gioca, allora non cambia troppo. Grazie, grazie Dris. Grazie, buon appetito.